All'interno della Paolo Vetri insieme a Gianni Rodari. Non è scontato dire che è stato straordinario. Lui fantasticamente faceva apprendere, era grande e non è mai anacronistico. Gianni Rodari insieme all'AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, qui alla Paolo Vetri ci ha parlato con le sue parole, con le sue poesie che vanno oltre il tempo e lo spazio. Gianni Rodari, quanto è attuale? Beh, Gianni Rodari è oggi fondamentalmente attualissimo, perché comunque i suoi insegnamenti, il suo operato oggi è applicabilissimo nel nostro contesto, dove si passa da un mondo fantastico per rendere la realtà in una maniera più semplice, più docile, più comprensibile al mondo dei ragazzi. Parlare di Rodari non penso sia anacronistico, anzi penso sia un qualcosa di importante, anzi di riportarlo nelle scuole. Penso che rendere sempre più la conoscenza a portata di tutti e far conoscere anche ai nostri ragazzi chi era Rodari, leggendo quello che realmente lui ha fatto, non può fare altro che riportare quello che era una volta nella realtà di oggi, perché a volte guardare indietro può aiutarci, insomma, a fare sempre meglio. Oggi si è parlato anche dell'intelligenza artificiale. Aver paura dell'intelligenza artificiale, non dobbiamo avere paura, perché noi siamo l'uomo che crea l'intelligenza artificiale, dobbiamo saperla gestire, dobbiamo saperla trasferire, dobbiamo saperla regolamentare. L'intelligenza artificiale, come tutto quello che è stata la tecnologia fino ad oggi, se utilizzata nel modo giusto può aiutare ad avere un migliore insegnamento e ad avere un migliore apprendimento. La professoressa Beatrice Lauretta, che ha organizzato insieme all'AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, questo incontro che veramente è stato emozionalmente forte. Forse non si può dire, ma io lo invento, faccio come Rodari, che giocava con le parole, faceva giocare gli altri con le parole, per sognare, per inventare, perché sbagliando si impara, anzi sbagliando si inventa. Esatto. Sì, un momento bello oggi pomeriggio, bisogna dire che l'AIM ci ha accolto veramente nel segno. Io sono stata molto lieta di ospitare questo incontro nella nostra scuola, alla Paolo Vetri, perché l'attualità di Rodari è veramente straordinaria. È ancora uno stimolo di pensiero pedagogico e didattico, e non solo, direi, perché la sua idea di una scuola democratica, di una scuola che costruisce la cittadinanza, di una scuola fondata sulla creatività, sulla centralità del bambino, è una scuola ancora attualissima, ha tanto da dirci, e ne è anche il segno la pubblicazione di molti saggi recenti su Rodari. Quindi dobbiamo riaprire, rispolverare alcuni testi, perché ci possono insegnare molto. È una scuola che non deve sclerotizzarsi, che non deve burocratizzarsi, ma che deve tenere sempre presente la vera finalità, quella di dare opportunità a tutti, di essere, insomma, una scuola, oggi si dice inclusiva, ma insomma il concetto democratica, perché recuperiamo il senso profondo anche costituzionale, no? della scuola. È una scuola aperta a tutte le esperienze, non solo le nuove tecnologie, ma le nuove tecnologie al servizio della creatività dei bambini. Dottoressa, l'attualità di Gianni Rodari non è mai anacronistico. Gianni Rodari. È vero, Gianni Rodari ancora rappresenta un pedagogista di fama veramente internazionale, non soltanto per noi a livello italiano. È una banalizzazione dire che Gianni Rodari è solo per l'infanzia, e ha dato anche un contributo a livello sociale. Oggi a maggior ragione si deve parlare di Gianni Rodari, perché si parla di intelligenze artificiali e in effetti il dominio della macchina non ci deve essere mai, deve essere sempre la persona con la sua creatività, con la sua immaginazione, con la sua possibilità di percorrere strade diverse, che deve dominare.
quindi Gianni Rodari ci insegna e dà veramente uno spaccato sia alla scuola, sia alla persona, agli insegnanti che ai bambini. Allora, l'importanza di questo incontro per trasmettere ancora quella passione, quel fuoco dentro, quel desiderio di trasmettere. Possiamo dire esattamente così, cioè come riuscire ad accendere il desiderio e il piacere di apprendere nei ragazzi. Ora Gianni Rodari ha insegnato questa possibilità di utilizzare parole, giochi, inventiva, filastrocche, fiabe per creare una condizione sociale e affettiva all'interno dell'aula che abbassi i livelli di ansia, che abbassi i livelli di tensione, di paura nei ragazzi e li metta nella condizione di apprendere. Solo questo.